Siamo il gruppo Agende Rosse di Milano, Peppino in passato Susanna Crispino, che ci ha lasciato prematuramente a soli 28 anni. Susanna è stata tra le prime Agende Rosse, è tra coloro che hanno costituito Scorta Civica Palermo. Si è laureata in giurisprudenza con lode, aveva un grande sogno nel cuore, diventare un magistrato seguendo le orme di Paolo Borsellino. Tra le ultime parole di Susanna vogliamo ricordare questa frase: vado a dormire con la voce di Paolo che mi ricorda le ragioni della mia scelta. Sono morti per noi ed abbiamo un grosso debito verso di loro. Siamo qui oggi per ricordare Paolo e i suoi colleghi prematuramente scomparsi nella strage di Palermo del 19 luglio del 92. Siamo qui per seguire le sue orme, per camminare sulle impronte di Paolo umilmente, con coraggio e con la voglia di fare, soprattutto con la voglia di trasmettere i valori che Paolo e i suoi colleghi ci hanno trasmesso, soprattutto ai giovani e ai futuri cittadini del nostro meraviglioso paese. Sono morti per noi e questo ci lascia una responsabilità che è doppia: continuare la lotta che non è mai stata la loro lotta, ma è la nostra lotta, e continuare a raccontare la loro storia per far sì che il loro esempio sia una preziosa testimonianza per le nuove generazioni. La loro è una storia che non va dimenticata ed è nostro dovere far sì che non venga mai dimenticata. Sono visceralmente contro la mafia per natura, per educazione e anche per averla conosciuta già in tenera età. Nel lontano 1946 a Palermo, il 10 agosto, il giorno del mio nono compleanno, è stata piazzata una bomba nel palazzo di mio nonno, nel quale viveva tutta la famiglia. Fu un attentato intimidatorio a un mio zio che dirigeva con trasparenza un ente locale per l'alimentazione. La bomba esplosa procurò tre feriti gravi e danni ingenti al palazzo e agli appartamenti. L'inchiesta si è risolta in un nulla e forse anche per questo io ho un profondo odio nei confronti della mafia. E questa foto è la prova più sanguinosa e criminale della follia atroce delle menti raffinatissime combattute da Giovanni Falcone e da Paolo Borsellino. È l'immagine della mostruosa disumanità loro e dei corrotti uomini delle istituzioni, tutti feroci avversari del fresco profumo di libertà, della verità e del bene comune. Questa foto grida giustizia. Questa foto per noi, Agende Rosse, è l'anima e la passione che ci muove, ed insieme a Salvatore Borsellino grideremo sempre: resistenza! 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 Resistenza!